Finalmente siamo qui su Darksiders 2, siamo nel DLC La tomba di Argul. Siamo nel quarto episodio. Pinnacolo glaciale, difficoltà normale. Allora, nello scorso episodio c'è stato lo scontro contro quel boss, tra virgolette boss, perché era una forma di un mob un po' più potenziale, diciamo, non un vero e proprio boss. Risolto qualche enigma e siamo qui sempre su Darksiders per continuare la storia. Allora, mi raccomando ragazzi, sempre se il canale vi interessa, iscrivetevi e lasciate un like per supportarmi. Allora, qui praticamente che è successo? Ok, siamo di fronte a questo enigma. Di qua abbiamo sbloccato tutto. Possiamo andare avanti. Allora, vediamo di qua che cosa c'è. C'è un campo gravitazionale di qua. Per quanto riguarda quel campo gravitazionale, negli scorsi episodi che compare nell'inizio di un enigma, ancora non ho controllato, ragazzi, perché ultimamente sto comprando titoli nuovi. Anzi, sto anche giocando il primo Darksiders, che io credo comunque che sia molto più bello rispetto al secondo, ragazzi. Cioè, mi sta prendendo di più rispetto al secondo. Allora, non che il secondo sia brutto, cioè, assolutamente no. È veramente una figata il secondo, ma il primo è anche abbastanza bello. Solo che lì non ci sono gli equipaggiamenti, ho visto. Beh, devo comunque vedere un po' anche lì. Allora, di qua. Allora, vediamo un po'. Allora, ho attivato il campo di lì. Qui ora devo anche ricordarmi la soluzione. Allora, vediamo un po', controlliamo un po' l'aria. Di qua non c'è nessun campo. Di qua si può cambiare? No. Ok, perfetto. Allora, attivate questo campo. Sì, e poi di qua attivate quest'altro qui, dopo la trappola, diciamo, dopo aver attivato il dispositivo. Caricatelo sempre, ragazzi, il campo, mi raccomando. Ok. Perfetto, dove siamo qui? Ah, ecco, qua mi bloccai praticamente, raga. Di brutto pure. L'ho scordato anche di riattivare il timer. Ok, perfetto. Procediamo. Vediamo un po'. Scusa ragazzi per la telecamera, ma siccome da un po' che non lo tocco. Allora, ok, perfetto. Perfetto, perfetto, sì. Allora, mi serve un campo gravitazionale da attivare. Allora, attiviamo questo. Oppla. E attiviamo quest'altro, direi. Sì, così poi ci aggrappiamo al tronco. Sempre caricato, perché deve fare la spinta per arrivare al tronco. Morsa letale. E poi il primo, comunque, gli enigmi non sono comunque più complicati rispetto al
al secondo e ho visto. Che sta succedendo oggi con questa telecamera maledetta? Allora, non è così? Allora, scusate un attimo, mi sembra piuttosto strano. Ovviamente sempre c'è la caduta comunque fondamentale, guarda, sul Darksiders. Allora. Ma dove arriva questo qui? Ok ragazzi, scusate i tagli, ma siccome è da un po' che non lo tocco, sto cercando di capire, anche per non spendere tempo, la soluzione. Allora, la soluzione qui praticamente è questa. Dovete cambiare campo, perché dobbiamo arrivare di lì, perché di qua, come avete visto, non ci si arriva da nessuna parte. Allora, attiviamo sto campo. Poi questo qui. Di qua cambiate il tipo di campo. Quando esce l'icona arancione lo cambiate. Ok. Vogliamo un po' di qua. Dovrebbe trasportarmi ora, vediamo un po'. No. Ok, scusate, ho sbagliato. Praticamente dovete cambiarlo con quello lì. Perfetto. Quindi attivate questo praticamente, cambiate campo, però nello stesso momento ragazzi che attivate questo e cambiate campo dovete anche mantenere attivo quello lì, quindi attivate prima quello, attivate. Mo dovrebbe portarmi su. No? Perché? Allora. Allora. Ok ragazzi, scusate ancora. Non dovete cambiare campo per nessun motivo. Perché ovviamente è così. Semplicemente perché dicevo, ma quella trave. Questa trave a che serve? Servirà a qualcosa. Allora, l'obiettivo qui è arrivare di sopra, quindi ora vi faccio vedere la soluzione, così non vi sbagliate sicuramente. Allora, arrivate a questo punto, allora, attivate questo campo di qui. Poi quest'altro qua. Morsa letale. Poi la trave vi serve per ritornare indietro da quell'altro campo. Sempre caricato. Eccoci qua. Perfetto. Perché poi mi vengono strane idee. Poi mi sono reso conto, ma quella caspita di trave a che serve? Qua sicuramente il combattimento. Mio. Beh sì, rispetto al primo diciamo che lo stile di combattimento è diverso perché ci sono più mosse.
Beh, anche nel secondo, nel primo comunque ci sono parecchie mosse. Le abilità comunque sono più... Poi al primo ho notato che non ci sono le pozioni, cioè è con la vita, man mano che si potenzia il personaggio si potenzia anche la vita. Invece nel secondo ci sono le pozioni della magia, della collera, della magia speciale, della magia appunto collera e della vita. Tra l'altro qui manca ancora un'abilità, E poi qui ci sono più difficoltà comunque. Vabbè sì, comunque sono belli tutti e due, raga. Vi consiglio di giocare il secondo e il primo anche. Anche il primo mi ha detto un sacco. L'ho comprato pochissimo, negli sconti di Pasqua, 7 euro con 60% di sconto su 25, mi sa, su 20 euro. Quindi 60% di sconto vi consiglio, se vi piace il secondo, anche il primo, raga. Perché costa pochissimo, sta ancora in offerta, sta, eh? Ok, qui praticamente mi sono bloccato. Mi bloccai, feci un bordello con gli enigmi. Allora, con questo enigma. Allora, di qua mi ricordo che dobbiamo attivare questi due campi in modo tale da portare questo aggeggino qui all'altro campo. Poi ovviamente dobbiamo trascinarlo di qua. Quindi vedete la morsa letale, quando arriva qui lo aggrappate. Perfetto, una volta fatto questo possiamo, come vedete di là, possiamo salire. Scusate, ma qui i tasti si trascina. Ok. Perché sul primo devi tenere premuto, invece qui basta una volta. Sali. Tiriamo la leva. Non so come caspita è praticamente il dispositivo, questo dispositivo qui praticamente. L'ho trasportato in una... Sbagliai a trasportarlo e purtroppo non sono più riuscito ad andare avanti. Questo qui va portato. Sinceramente ragazzi non mi ricordo manco io benissimo, però mi ricordo che mi bloccai qui, ma non mi ricordo come in realtà. Non so nemmeno io come caspita ho fatto. Questo qui ci serve. Ovviamente lo prendiamo. Il dispositivo per attivare il marchingegno laser. Allora, qui c'è un campo. Perfetto. Ok, vedete di là c'è un altro campo, raga. Di qui. Eccolo. Quindi accesso al volo di qua. E di qua pure. Prendiamo il dispositivo. Ah, non si può salire di qua con il... Ah, vabbè che lo possiamo prendere con la morsa letale. No! Ah! Ma perché? Mo' aspettiamo che la fama dei venitori si toglie. Purtroppo l'ho sprecata pure per attivare la morsa. Perché è proprio vicino al...
la trasformazione comunque. Facciamo prima un piccolo giretto qua. Ok, non c'è niente, scendiamo. Ok. Di qua che cosa è aperto, scusate. Ah, ci apre questa porta qui. Andiamo un po' a vedere che cos'è qua. Ah, ok, la zona di prima. Sì, sicuramente non va messo là. Di qua c'è la porta di prima. Ok, non possiamo entrare in una porta con il dispositivo in mano. Quindi qua sicuramente. E ovviamente la morsa letale poi per prenderlo. Perfetto. Ok, azione. Allora, in realtà qui non c'è nessuna porta con il coso laser, quindi prima di tutto di qua c'è una porta, vediamo un po' che cos'è qua. Ok. Perfetto, perfetto. Non vorrei tralasciare nulla per quello, perché qui io vedo due campi, altri due campi gravitazionali. E vediamo questo qui, vediamo apre qualcosa. Ruotiamolo un po'. Non so che è inutile, ma giusto per... No, niente, niente, niente. Basta! Ho premuto rotondo. Ok. Perfetto. Di qua dobbiamo andare. Però non so che cosa aprirà, perché qui, ragazzi, non l'ho fatta sta parte. Che appunto, come vi dicevo negli scorsi video, qui mi ero completamente bloccato del tutto. Ah, non si va di qua. Ah, sì, si va di qua. Se c'è qualcosa in più, ragazzi, ovviamente ve lo... Ah, di qua non si va, perfetto. Comunque dicevo, se c'è qualcosa in più, comunque qui si torna indietro. Ve la porto, raga. Tranquilli che mi metto qui. Devo anche guardare con il primo campo. Quel campo lì che vi ho detto lì che stava negli scorsi episodi. Allora. Vabbè, cambiamo il campo per favore qua. No, ci ingrippiamo senza motivo. Allora, questo qui lo attiviamo.
Questo qui non ci serve. Non credo almeno. Questo qui dovrebbe portarci alla via. Quindi entriamo di qua. Ah, ecco. Che cosa devo fare? Perfetto. Però voglio vedere di qua dove mi porta. Ah, lo chiude il campo, perfetto. Che casino però. Eh sì, se entriamo in una porta lo chiude qua. Sì, ma però di qua porta indietro, mi sembra strano comunque. Ok, ancora 10 minuti, vediamo un po' cosa posso fare qui. No, perfetto. Vediamo un po' se riesco a fare sta parte almeno velocemente. Ma perché lo chiudi? Ah, ecco, 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 soluzione. Ok. Ero sicuro che... Ok, ero sicuro che... Il raggio laser doveva trapassare una porta attraverso il campo gravitazionale. Perfetto. No. Vabbè, cadi, dai. C'è qualche forzierino, vedo lì con la forziera qua, eccolo. E qua? Sì. Non posso. Di qua ci sarà sicuramente in quel forziere la chiave dello scheletro. Ah, ma questi qua si attivano loro, sicuramente si attiveranno quando prendo la chiave dello scheletro. Ok, mo si attivano. Ecco qua. Allora, ma prima non mi voleva, io vi volevo massacrare prima comunque. E che cazzo.
tagliare la testa, attenzione, che minaccia vostra. I campioni sono che parlano del campione, gli altri stanno zitti, stanno già comunque di morire in pace, questo qui proprio no, proprio, cioè, fissa rotta. Cosa fa? Ma che colpa mia? Per cosa si è già ammazzato il gatto? Non lo so. Qualcuno in famiglia? E se muori non è colpa mia, eh? Anzi, è colpa mia. Però te lo merdi, gatti. Fissi con le... con... ah, te minchia, questi qua sono forti. Questi qua sono fortissimi comunque, raga, cioè ve lo ribadisco, questi qua sono i mob più forti in Darksiders 2, questi sono proprio tosti. Sono 3-3, che coincidenza. 3-3-3-3. Non telefonico, sì. Poi sono quasi immortali queste cose. Non puoi. Ma mai puoi. Vabbè, un'arma viola. Che caspita me ne frega. Tanto ragazzi, io qua c'ho tutto quasi. Mi manca solo l'armatura abissale. E quella veramente bella, la voglio prendere. Allora, di qua la chiave la possiamo usare. Però di qua che cos'è? Andiamo un po' prima di chiudere l'episodio, 3 minuti. Di là c'è una porta normale. Ah, di qua sì, il campo iniziale. Perfetto. Di qua si torna indietro. E di qua dove ci porta? Sempre indietro. Ok, quindi la chiave dello scheletro ci porterà avanti nel prossimo episodio, però, raga, perché il tempo a disposizione è finito. Perfetto, ragazzi, anche su questo quarto episodio di Darksiders siamo riusciti ad andare avanti pian pianino con l'Igmi. Con questo quarto episodio è tutto, spero che sia stato utile o vi sia piaciuto. Sempre se il canale vi interessa iscrivetevi e lasciate un like per supportarmi, e quindi ragazzi ci vediamo alla prossima.